Amici, ben ritrovati, finalmente venerdì e noi vi portiamo il buongiorno con Social News, il TG Web C Alessandria. Riccardo, tutte le volte mi fa una paura quella roba lì. Allora, in apertura devo dire che il tuo appello è stato condiviso e approvato, perché ho amici che mi telefonano anche da fuori città, sì? Avallando la tua idea della tua unica conduzione. Ah. Ti vogliono come showman, anchorman. Grazie. Anche donne? Ma è una gioia. Anche... No, a uomini mi dicono, no. Basta, lascia spazio a Ricky, hai fatto il tuo tempo. Ah beh, questa è una buona notizia, per cui andiamo col sommario, dai. Nucleare, CIA in appoggio ai comitati per il no. Canapa, il tavolo di filiera. Bonus del 110%, cos'è? E poi come sempre Uniwan a Ovada. In primo piano, Ricky, parliamo del nuovo governo. Auguri di buon lavoro al ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli e a tutta la squadra del governo presieduto da Mario Draghi, con l'obiettivo strategico di riprogettare il futuro dell'Italia insieme a tutte le forze sociali. E questo è il messaggio di CIA all'indomani della formazione del nuovo esecutivo, da cui si attendono le soluzioni politiche che permettano di superare la crisi determinata dal Covid-19, ponendo le basi per il rilancio economico del paese. Secondo CIA, con il passaggio allo sviluppo economico al dicastero, dallo sviluppo economico al dicastero agricolo, il ministro Patuanelli potrà mettere con grande efficacia la sua esperienza al servizio del nostro comparto, grazie all'impegno profuso nel credito d'imposta transazione 4.0 in agricoltura, inserito nell'ambito del piano industria 4.0. La CIA sottolinea inoltre come sia importante il protagonismo attivo nel mondo agricolo nella fase di riscrittura del recovery plan, e vedremo come se la caverà questo nuovo governo. Ma per noi, io mi auguro bene. Questo ministro aveva lavorato, direi, bene nel ruolo precedente e speriamo che altrettanto faccia nel mondo agricolo. Vi terremo aggiornati. Ecco, la CIA di Alessandria, stiamo parlando ovviamente di Bosco Marengo e delle problematiche legate al nucleare, al deposito per le scorie nucleari. Uno dei comuni coinvolti in questo piano prevede la realizzazione di questo enorme, gigantesco, si parla di 12 campi di calcio, per darvi una dimensione, di questo deposito nazionale dei rifiuti radioattivi. Le interviste con l'avvocato Giuseppe Grosso, membro del comitato Bosco Libero del Nucleare, e ovviamente il nostro direttore della CIA, Paolo Viarenghi. E ancora dibattito in provincia di Alessandria, con la costituzione di comitati spontanei e associazioni di categoria unite per presentare il dissenso alla realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, la cui carta nazionale delle aree più idonee, pubblicata a inizio gennaio 2021, evidenzia 67 aree, 6 delle quali in provincia di Alessandria. Nel dettaglio sono la A8, che coinvolge Alessandria, Castelletto Monferrato e Quarnento, la A14, Alessandria, Fubina e Quarnento, la A3, Alessandria e Oviglio, la A2, Alessandria, Bosco Marengo e Frugarolo, la A1, Alessandria, Bosco Marengo e Novi Ligure. Tutte queste zone sono valutate molto buone, classificazione più alta, mentre la A13, Castelnuovo Bormide e Sezzario, è giudicata solamente buona. Il territorio esprime preoccupazione per molti motivi. Le ragioni sono quelle prettamente ambientali. Questa è una zona, e in questo momento ci troviamo qui alla SAF di Fresonara, che è la principale cooperativa agricola che raccoglie i cereali e non solo. Ricordiamoci che siamo nella piana della Fraschetta, una zona vocata al grano, al mais e ai cereali. Ricordiamoci che questo impianto prevede uno stoccaggio di rifiuti radioattivi di alta potenzialità e di bassa potenzialità, ma il problema è la realizzazione anche, coinvolgerebbe una superficie di 150 ettari, ovvero, per rendere conto dell'idea, circa 180 campi di calcio, uno a fianco all'altro. Detto questo, le ragioni del no sono le ragioni quelle storiche, perché la provincia di Alessandria ha già dato dal punto di vista ambientale e ha già dato dal punto di vista della salute pubblica.
per cui il no è forte, deciso, e noi siamo qui. Il comune di Bosco in particolare stasera farà il primo consiglio comunale sul tema e noi parleremo anche noi del comitato. Una preoccupazione che ha il mondo agricolo per quanto riguarda la valutazione di un deposito unico nucleare in provincia di Alessandria, perché ci sono un sacco di parametri che non sono stati presi in considerazione. Gli studi sono del 2013, le nostre colture sono cambiate, le nostre filiere sono cambiate, le nostre attività sono cambiate e un deposito unico è troppo impattante per una provincia. Il tavolo permanente con la provincia di Alessandria e tre associazioni è stato fatto, i dati di contestazione allo studio fatto verranno presentati in un documento venerdì della prossima settimana, dove andremo a esprimere la nostra posizione su uno studio e un'imposizione calata dall'alto dove non rispecchia comunque i miglioramenti e la strategia che ha fatto questa provincia negli ultimi 20 anni. E chiaramente su questo tema vi terremo aggiornati su ogni futuro sviluppo. Parliamo adesso di carne, perché si è svolto un primo incontro organizzato da CIA Torino nella sede regionale della nostra organizzazione a seguito delle richieste giunte dai soci CIA allevatori della razza piemontese iscritti al sistema di selezione Anaborapi e al consorzio di tutela Coalvi. A preoccupare gli allevatori è la crisi del settore, che porta ad un abbassamento dei prezzi di circa il 25% per i bovini maschi. Le cause sono da entrambi vedere, soprattutto ad un mercato inflazionato e alle importazioni di carne provenienti dall'Europa, ma anche dai paesi extra Unione Europea. Spiega il nostro presidente Giampiero Amelio, anche allevatore di razza piemontese a Franchini d'Altavilla. Il malcontento dovuto dal calo dei prezzi dei capi maschi, unito all'aumento del prezzo dei cereali, porta gli allevatori a fare molta fatica per realizzare il reddito. Gli allevatori sono preoccupati e chiedono maggiore azione di promozione al consorzio Coalvi. Bisognerebbe rivedere anche il sistema di tracciabilità dei prodotti. Come CIA ci impegniamo a suggerire strategie di comunicazione e, appena possibile, organizzeremo un evento pubblico assembleare per un confronto tra gli allevatori e auspichiamo una migliore gestione del sistema, riconoscendone la sua importanza sia dal punto di vista della rappresentanza sia per le azioni intraprese per valorizzare il lavoro degli agricoltori. Voltiamo pagina, parliamo di una cosa molto curiosa, Ricky. Cosa ecco. Sai della canapa? Niente. E allora ascolta qua. Aspetta un attimo. Niente. Te lo spieghiamo noi. Ecco. Prima riunione di filiera con il MIPAF al Ministero riguardo appunto la canapa. Secondo CIA serve accelerare su progetti con fondi già disponibili. Se ne è parlato all'incontro convocato con dal sottosegretario Labate, con oltre 50 rappresentanti del mondo produttivo e istituzionale. C'eravamo chiaramente anche noi con i nostri rappresentanti a livello nazionale. Sentiamo la sintesi. L'insediamento del tavolo di filiera della canapa industriale, sollecitato da tempo, dia pieno avvio ad un percorso di pianificazione snella e puntuale per il rilancio del settore, anche grazie all'operatività di un tavolo dedicato. A livello nazionale, ma anche europeo, ci sono margini importanti per dare impulso al comparto, particolarmente performante e green. È quanto dichiarato da CIA Agricoltori Italiani, intervenuta all'incontro convocato dal sottosegretario Labate con oltre 50 rappresentanti istituzionali, accademici e del mondo produttivo. Oggi, spiega CIA, le centinaia di aziende agricole che stanno investendo su questa coltura, più 200%, portano a oltre 4.000 gli ettari di canapa seminati, chiedono un necessario salto di qualità che sostenga questa importante occasione di reddito agricolo e il loro contributo a sviluppare produzioni sempre più innovative, capaci di ridurre il consumo di suolo, favorire le rotazioni agronomiche, diserbare terreni e bonificarli dai metalli pesanti. Dal tavolo di filiera è dunque urgente, sottolinea CIA, che si proceda subito anche all'istituzione del tavolo di settore appena annunciato e che si intervenga per migliorare la legge 246 del 2016 relativa alle disposizioni per la promozione della coltivazione della filiera agroindustriale della canapa. Il settore canapicolo resta infatti, per CIA, ancora imbrigliato in incertezze normative che ne frenano la crescita, nonostante la stessa legge abbia tentato di ridare fiducia alla coltivazione e alle sue trasformazioni. Allo stesso tempo, aggiunge CIA, occorre orientare al meglio le risorse a disposizione, come i 10 milioni stanziati per le filiere minori nell'ultima legge di bilancio, e attrarre le opportunità rappresentate dalla nuova PAC e dalla transizione verde UE,
ambiti che possono a buon diritto annoverare la coltivazione canapicola in quanto promotrice di pratiche agronomiche sostenibili. Infine, l'Italia della canapa industriale, al secondo posto in Europa dopo la Francia, potrà guidare la svolta anche nel campo della ricerca, dei controlli e della tracciabilità, se saprà, secondo la nostra organizzazione, sfruttare le potenzialità del tavolo di filiera come mai prima d'ora. È arrivato a coinvolgere ministeri e corpi militari, enti di ricerca e formazione, amministrazioni regionali e organizzazioni professionali. Ed eccoci arrivati al momento del CAF della CIA. CAF della CIA che ogni problema porta via. Qual è l'opportunità di oggi? Sì, non si parla appunto di problema, ma di opportunità con il bonus del 110%. È un incentivo che permette di intervenire sugli immobili in maniera sensibile. E allora, attraverso un servizio realizzato da Radio Gold e il suo direttore Fabrizio Laddago, sentiamo il nostro responsabile CAF CIA, Giampiero Piccarolo. Appuntamento come sempre con informazioni su Radio Gold, parliamo di temi fiscali, ritroviamo dunque Giampiero Piccarolo, CAF CIA. Intanto buona giornata Giampiero. Buona giornata. Giampiero, parliamo del 110%, questo super bonus importante perché dà un'opportunità al paese e soprattutto aiuta sensibilmente i cittadini. Io ti chiederei, prima di soffermarci poi sui singoli aspetti, la tua valutazione rispetto proprio a questo provvedimento politico. Io devo dire che trovo questo intervento positivo, perché da un lato consente di migliorare l'efficienza degli edifici, migliorare la sicurezza degli edifici stessi col discorso antisismico e soprattutto consente alle persone di avere dei significativi risparmi, e quindi lo vedo estremamente positivo questo intervento, perché è previsto appunto la possibilità di fare il cappotto termico, di sostituire gli impianti termici obsoleti, di fare interventi antisismici sulla stabilità delle nostre abitazioni e poi tutta una serie di interventi di efficientamento energetico degli edifici che portano a una riduzione dell'utilizzo del fossile e finanzia l'intervento sul solare, sul solare termico, e sono coinvolti quasi tutti gli immobili, solo quelli di lusso vengono esclusi, e è possibile effettuare questo recupero. Ecco, la cosa positiva è anche questa: io di solito, essendo un fiscalista, faccio pagare le tasse alle persone. Invece con questa opportunità consente di avere delle detrazioni significative nella dichiarazione dei redditi attraverso il recupero sul modello 730 piuttosto che sul modello unico. E questo per chi ha la capienza, cioè chi ha redditi alti e ritenute significative per portare a casa questo credito. Ma questa opportunità è estesa anche a coloro che sono incapienti, e questo lo possono fare cedendo il credito o all'azienda che fa i lavori, oppure cedendo questa detrazione alla banca, finanziando in gran parte i lavori fatti. Non facciamoci illusioni che tutto possa essere fatto gratuitamente, questo non accade spesso, accade talvolta. Ma è possibile senz'altro risparmiare molto e fare degli interventi reimportanti. Il servizio del CAF avviene sì in fondo alla pratica, perché prendiamo il visto di conformità, cioè diamo alle persone l'autorizzazione a ottenere questo recupero. Il nostro consiglio al cittadino, ma anche ai tecnici che si occupano di questa operazione, di non aspettare però di aver concluso tutto l'iter operativo, ma di verificare con noi l'effettiva fattibilità dei lavori, perché altrimenti al termine di questa attività troveremo magari a dover dire dei no e non poter rilasciare il visto di conformità. Certo, quindi questo percorso di attenzione da parte del CAF permette appunto di ottenere effettivamente questo super bonus, perciò il consiglio di recarsi negli uffici proprio del CAF CIA per avere questa possibilità di consulenza così importante. Giampiero, naturalmente il 110% è un argomento delicato, complesso, articolato, quindi con te torneremo su questo argomento, se sei d'accordo. Senz'altro sì, a disposizione. Allora Giampiero, grazie mille, buon lavoro. Grazie, buona giornata. Eccoci per l'ultimo appuntamento, che è quello con lo sponsor. Volevo scusarmi anche per la qualità dell'immagine del programma precedente, che non erano
all'altezza del nostro TG. Sono i collegamenti web che in tempo di pandemia non ci risparmiano. Certo. Bene, è con noi Lorenzo Sciutto, Unipol SAI, dell'agenzia UniOne, che c'è presso i nostri uffici di Ovada. Buongiorno a tutti gli associati. Da quest'anno, 2021, parte l'agevolazione con la CIA. Saremo presenti nei locali di Ovada di via Cavanna numero 10 dalle 9.30 alle 12.30 tutti i giorni. La convenzione della CIA prevede delle favorevoli condizioni per i nostri mezzi per quanto riguarda le aziende agricole. Oltre i mezzi propriamente dell'azienda, quali trattori o macchine agricole in genere, prevede anche delle favorevoli condizioni per i veicoli personali degli iscritti. Veniteci a trovare negli uffici CIA Ovada e in tutte le nostre sedi provinciali. Alessandria. Veniteci a trovare durante il TG e vi faremo partecipare con noi a questa splendida edizione settimanale. E poi mi raccomando. Te la canti e te la suoni da solo. No, ho solo detto agli amici agricoltori che sono miei amici, i miei fans e tutti quelli che con me vogliono condurre. Social News è una produzione Double News, ringraziamo anche Flaminio e regia. Senza di lui tutto questo non sarebbe possibile. Quindi grazie Flaminio De Castelmo con Agnè. Adesso fai la serie un minuto. Sì. Allora, dove troviamo tutte le puntate di Social News? Siamo quasi a quota 40, un'avventura che è cominciata lo scorso maggio, e ci trovate sul sito cial.it con la sezione dedicata, su YouTube con playlist dedicata e sulle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, cercando Social News. E una novità della prossima settimana, anche Twitch. Ciao! Ciao amici! We'll be right back.